Buongiorno a tutti e benvenuti al sesto capitolo della Fiaba del Giorno del Veronese Magazine. Ecco, oggi vorrei trattare quella che è stata, come si diceva negli scorsi giorni, la grande divisione tra tipi di persone, come affrontano le varie problematiche e cosa si è creato in quel 2020. Io rimanevo basito nel vedere questi lenzuoli appesi alle staccionate delle case, piuttosto che ai poggioli, piuttosto che in altri luoghi, con scritto andrà tutto bene. Questi arcobaleni e questo andrà tutto bene. Ma andrà tutto bene cosa? Andava tutto bene. Andrà bene nulla. Nel senso che ci siamo trovati con queste persone richiuse in casa che sorridenti pubblicavano sui social che facevano le torte, che facevano i disegni con i bambini, andrà tutto bene, ma che bello, andrà tutto bene, ma andrà bene cosa? Siamo rinchiusi in casa, ci è stata tolta la libertà, ci è stato tolto il diritto al lavoro, andrà bene che cosa? Ma che cosa inneggiamo? Addirittura si erano creati i fans club del Presidente del Consiglio Conte, che con i suoi DPCM assieme al Ministro Speranza ci terrorizzavano ogni altra sera alle ore 20, tutti in attesa davanti alla televisione del benedetto DPCM che ci comunicava che saremmo stati chiusi in casa per un altro periodo. Ecco, il vedere delle scene del genere, secondo me, ha fatto sì che chi governa si rendesse conto che l'italiano medio è giusto che venga trattato come è stato trattato. Grazie, arrivederci a domani.